Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andrò a provare la Mega Force Zero Zuccheri. Con questo si conclude il set di Mega Force, visto che già vi ho portato un bel po' di tempo fa la Mega Force classica. Adesso toccava a quella Zero Zuccheri. Cercherò di fare anche un piccolo confronto con quella classica, andare a cercare nella scatola se quelle singole, diciamo, non le mette esposte per molto tempo con gli scaffali, così da fare il confronto. Ok, rieccomi qui. Qua abbiamo la nostra Mega Force che andiamo a provare oggi. E poi adesso vi metterò qua, ovviamente esposta, anche la classica. Cosa cambia da tutte e due? Chiaramente il fondo è il colore, quella classica è rosso e quella è zero zuccheri è blu. In più quella zero zuccheri ha la scritta zero. E poi notiamo anche che in quella classica c'è scritto solo Energy Drink con... Cerco di mettere a fuoco. Con taurina e caffeina, se si nota veramente pochissimo. Non so se tendenzialmente stia sbiadendo, penso, spero di no. Sembra, cioè, se fosse forse fonte leggermente meno rispetto a quella zero zucche. Comunque, se zoom un pochettino, si può notare in quella vecchia la scritta caffeina. In più, però, quella zero zuccheri cosa presenta? La scritta anche senza zuccheri. Cosa cambia anche del lato? Vediamo un po' se c'è qualche differenza. Qui più o meno è tutto uguale. Chiaramente cambiano alcuni valori per quanto riguarda che non ci sono gli zuccheri in quella di sinistra. In entrambe le lattine, il produttore delle entrambe le lattine è Campa, raccolta di metallo. E qua abbiamo poi chiaramente gli ingredienti. E niente, poi qua linguetta normalissima. Adesso quella, diciamo, quella vecchia si può anche togliere. E, come dice qua, linguetta normalissima. Non ci sono altre particolarità, come dicevo, 250 ml, quindi andrò a bere chiaramente tutta. E scadenza, forse al contrario, scusate, scade nel 2025, quindi una scadenza veramente elevata c'è, cioè questa bevanda, ottima come cosa. Adesso cambio inquadratura e la vado ad aprire. Ok, col riflesso anche un po' adesso che mi sbatte di sonno nel volto. Prova fattiva. Sì, odore di taurina, però l'odore non è intenso, non è come la Last Energizer, come la San Benedetto, un odore abbastanza poco forte. Vado a versare. Il colore, non ricordo quella classica com'era, la Mega Force. Di tua la Mega Force è una delle bevande preferite di Tuccio. Gassata sì, però non molto esagerato, diciamo che si comporta in simil modo alla, diciamo, Crazy Tiger, che era poco gasata, è abbastanza trasparente, più trasparente della Hustler, quindi già promette un po' bene. Si odora veramente poco di Magic Drink di taurina, praticamente. Vado ad assaggiare. E non ci siamo, mi sa. È chimica, è una bevanda chimica, in questo caso sì, è molto simile, se non quasi uguale, alla Crazy Tiger. È chimica. Non è proprio gassata, non dà fastidio in bocca, però non so perché, ma la trovo abbastanza chimica, ripeto. È dolciastra, ma diciamo non ha zuccheri, quindi... Forse il dolcificante si sente abbastanza forte. Ma è parecchio chimica. Cioè, dà quella sensazione strana in bocca, ma anche nello stomaco. Cosa che la San Benedetto non dava. Questa di qua, già vi dico dove l'ho pesa fortunatamente nel supermercato Penny Market. Quindi diciamo che forse l'hanno solamente loro. Qua in Sicilia. Non so, anche il sapore non è proprio intenso intenso. Allora, conclusioni. Mega Force 0. Beh, il mio voto finale per me è un 7 su 10. Non ci siamo moltissimo.
come la questione della, come dicevi, è abbastanza molto chimica, non è tanto gasata, in quel senso no, ma anche il gusto non è molto intenso, cioè simile alla, diciamo che è un misto tra la Aster, che ha poco gusto di taurina, di come si chiama, di guaranà, ma anche simil modo la Crazy Tiger. Cioè, finora l'unica che delle recenti che ho assaggiato che si salva è solamente la San Benedetto. Quella è stata veramente una bevanda perfetta. E niente, ci sono ancora altri energy drink single che arriveranno in questi giorni. Mi pare che ne ho altre tre da portarvene, forse anche di più. E poi arriverà chiaramente il set dedicato alle Bomba Energy. Arriveranno tutte le Bomba Energy, seguite probabilmente dalle bevande, non proprio energy drink, ma bevande al caffè della Illy, e poi probabilmente porterò l'energy drink e tutte le Prime, se non sbaglio, sì, se non sbaglio le Prime. Va bene, se questo video è piaciuto, mi lascia un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!